questo punto io consegno la parola a voi, sarete moderati dalla dottoressa Chiara Parisi, che è la responsabile della comunicazione del Parco Nazionale d'Aspromonte, che vi dirà le modalità con cui verrà articolato questo breve incontro. Grazie. Grazie, naturalmente rende patto, ringrazio per la partecipazione, per aver risposto all'appello. Ottavio Maro, candidato del centro-sinistra al Senato, Nico D'Ascola, candidato centro-sinistra alla Camera, Federica Dieni, candidata del Movimento 5 Stelle, Maria Carmela Lanzetta, candidata del Partito Democratico al Senato, Francesco Tarico, candidato del centro-destra alla Camera, e Triponi Elisabetta, candidata del centro-sinistra alla Camera. È giunto perché mi è sfuggito l'appello. Questa campagna elettorale i miei colleghi sanno benissimo come la stiamo conducendo. No, ma c'è problema. Io sono Pietro Sergi, candidato all'uninominale Senato di Reggio Calabria 4, e mi sono scusato con il dottore perché sinceramente abitando a Natile Vecchio immagino che la questione mi tocchi da vicino. Volevo solo dire che mi aggiungo all'appello e che basta. La ringraziamo. Dunque dobbiamo, tra l'altro mi dà l'input per ringraziare anche, hanno risposto all'appello, ma purtroppo grazie, vi sottoponiamo un altro tema, direi che cominciamo da Elisabetta Triponi. Grazie dottore, ci vediamo quando viene a Natile, lei è trattato diversamente. Mi scusi, guardi, stavo proprio per dire questo, se lei mi consente, mi lascia un attimo. Stavo dicendo che cominciamo dalla signora Triponi, niente, il candidato non ha gradito. Avrei voluto farlo intervenire una volta a conclusione su tutti e tre i temi, perché chiaramente oramai per una questione di tempi eravamo organizzati in questo modo, tuttavia non ha avuto la pazienza di attendere. Dunque, andrei avanti con il nuovo tema, chiederei di cominciare al signor Triponi, così facciamo al contrario. Il tema è il seguente: l'accessibilità alle aree.